Siamo a Citara con Raffaele Califano, il bagnino del Bagno Teresa, che ieri è stato impegnato nelle operazioni di salvataggio qui a Citara. Raffaele, innanzitutto, quanti anni hai e se è stata la prima volta che ti sei trovato in queste situazioni, e raccontaci un po' com'è andata. Allora, ho 19 anni, sì, è stata la prima volta che ho fatto un salvataggio. E erano le 7:10, stavo staccando perché mi stavo tornando a casa, era finito l'ora di lavoro. Per pura casualità il mio titolare mi ha chiesto di aiutarlo a gestire una staccionata, al che un signore si è avvicinato dicendo che un altro signore non riusciva a tornare a riva. Io ho preso la mia tavola surf e mi sono buttato non sapendo dove stava il signore, sono uscito verso l'alto. E una volta vicino al signore gli urlavo di salire sulla tavola, però non mi rispondeva. L'ho guardato meglio e stava, occhi rossi e schiuma alla bocca. Ho lasciato la tavola e me lo sono portato appeso morto a nuoto. E una volta quasi arrivato a riva ho gridato aiuto. Mi sono venuto a soccorrere, a riva per riportarlo sulla battigia. E poi la mia tavola da surf, le onde l'hanno riportata, sulla battigia, che l'ho ripresa perché urlavano che c'era un'altra signora. Mi sono buttato in mezzo al mare, ero un po' spaesato perché veramente non sapevo dove stava e uscivo sempre più a largo. Mi sono girato, mi indicavano il punto dove sta lo scoglio della tartaruga verso Poseidon e mi sono direzionato in quella posizione. Ho visto la signora, anche lei era stremata con gli occhi rossi, però la sono riuscito a appoggiare sulla tavola e siamo stati lì un po' fermi per tranquillizzarla. Diceva che non ce la faceva più e che voleva aiutare il signore ed era troppo sicura di se stessa e non se ne è accorta, di cosa è successo. Poi l'ho messa sulla tavola, me la sono riportata a nuoto piano piano, sana e salva. Ecco, Raffaele, secondo te che cosa è successo? Cioè, a volte uno si immagina magari che stava facendo un bagno, ci si è ritrovati in una situazione e le due persone non riuscivano più a ritornare. Poi purtroppo l'uomo, come tu hai raccontato, era già privo di vita. Cioè, c'era una situazione effettivamente pericolosa in mare, tu che questa spiaggia, questa baia la conosci bene. Sì, infatti io pratico surf da quasi 3 anni. Quindi conosco le correnti e i pericoli che ci sono. E secondo me il signore, avendo dato le spalle alla battigia, nuotando tranquillamente, non se ne è accorto del pericolo che rischiava e di quanto stesse andando veramente lontano. Una volta girato, secondo me si è fatto prendere all'ansia perché veramente stava, troppo lontano. E il mare era, non so, forza 4, forza 5, comunque era abbastanza agitato da non potersi appunto allontanare talmente tanto così. Ecco, vogliamo chiudere con un appello anche ai più giovani, no? Tu sei giovanissimo, ma è un appello che vale per tutti, a fare la massima attenzione in generale in queste situazioni, perché in un attimo ci si può trovare sfortunatamente in una brutta tragedia che poi è una brutta esperienza per tutti, anche per te che hai dovuto soccorrere. Eh sì, vorrei fare un appello ai ragazzi e non, anche agli anziani soprattutto, che di non essere troppo sicuri di se stessi, perché il mare non perdona, quindi fare più attenzione e non fare cavolate pensando di essere bravi a nuotare, perché il fatto non è essere bravi a nuotare, il fatto è capire quando ti puoi buttare a mare, se puoi nuotare, e le correnti e altre problematiche varie.